Bene, amici telefonio.net, oggi per il nostro laboratorio di modding facciamo un test su Diamond 2, il telefono lo conosciamo bene, al quale abbiamo installato la ROM Windows Mobile 6.5, l'ultima build disponibile, la 23009. Ovviamente una precisazione, la ROM definitiva sarà leggermente diversa rispetto a questa che vi mostriamo oggi. Prima cosa che vediamo nel 6.5 di nuovo rispetto al 6.1, lo sblocco, stile iPhone, possiamo scorrere il lucchetto a destra oppure, se riblocchiamo il telefono, a sinistra, e il telefono si sblocca. Come vedete, nella condizione di blocco abbiamo anche una piccola anteprima di ora, data e eventualmente, se abbiamo impegni, ce li fa vedere. La home page è personalizzata in questo modo: abbiamo una serie di voci, immagini, musica, telefono, segreteria, orario, sms, email, calendario, preferiti, che possiamo scorrere anche a destra e a sinistra. Ovviamente sono scorciatoie rapide alle varie funzioni. Per esempio, la prima voce, immagini, come vediamo, ci dà una piccola anteprima dell'immagine che abbiamo scattato, e se ci spostiamo a destra e a sinistra vediamo tutte le immagini che abbiamo catturato nella nostra scheda di memoria. Abbiamo la possibilità di andare a vedere la musica, anche qua possiamo riprodurre dei brani piuttosto che delle playlist. Abbiamo due possibilità di scorrimento: o col dito facendo scorrere l'elenco, oppure prendendo la barra e facendo scorrere la barra. Come potete vedere, quando entriamo nei vari menu i tasti funzioni si contestualizzano. Per esempio, adesso sono negli sms, posso scrivere oppure vedere i contatti. Se io per esempio vado nell'email, anche qua posso visualizzare le mail o i contatti. Nel calendario posso vedere oggi o sempre accedere ai contatti. Nel calendario la cosa comoda è la scorciatoia, la creazione di un nuovo appuntamento che si attua scorrendo il dito a sinistra. Altra novità del 6.5: quando entriamo nel menu le icone sono completamente diverse rispetto al 6.1. Noi abbiamo cliccato il menu, torniamo indietro, Start, eccolo qua, e siamo entrati appunto nel menu a icone. Diciamo che i programmi sono i classici che troviamo anche sul 6.1, poi ovviamente ogni terminale avrà la sua personalizzazione. Cosa importante che cambia: l'icona Marketplace. Attualmente, se proviamo ad accedere al Marketplace, che sarà l'application store di Microsoft, il telefono ci dice che arriverà presto proprio questa pagina. Usciamo da Opera, che è il browser predefinito, e proprio parlando di browser vi faccio vedere l'altra novità: Internet Explorer è davvero molto migliorato. Per esempio, proviamo ad andare nella cronologia, ho già aperto telefonino.net, il telefono è connesso in questo momento in HSDPA. Browser, dicevamo, molto migliorato rispetto alla versione che monta il 6.1, addirittura abbiamo il supporto per i siti in Flash e, come vedrete, riusciremo a visualizzare anche le videoprove di telefonino.net proprio perché è supportato il Flash 3.1. La velocità generale è ovviamente soggetta a miglioramento proprio perché stiamo parlando di ROM beta, quindi non è la ROM definitiva che troveremo sui Diamond quando HTC rilascerà l'aggiornamento. Comunque la navigazione è fluida e piacevole, come vedete c'è una piccola anteprima qui in basso a destra su dove siamo. Se teniamo premuto il display si attiva un menu, eccolo qua, dove possiamo decidere di fare zoom in o out. Quando abbiamo raggiunto il livello di zoom desiderato, possiamo scrollare la pagina come su altri browser. Vi dicevo del lettore di flash, ve lo faccio vedere subito, più per farvi rendere conto della funzionalità più che della velocità, perché ripeto è una ROM non definitiva, quindi la velocità non è quella finale. Allora zoomiamo un attimo, così riusciamo a cliccare esattamente sulla videoprova. Come vedete ci sono dei problemi di visualizzazione, proprio quando ho zoomato abbiamo perso quel box. Comunque clicchiamo sulla videoprova, si aprirà
il browser e il flashlight, che ci permetterà di visualizzare la prova direttamente dal browser e non come altri telefoni fanno, con scorciatoie dirette a, per esempio, a YouTube o altri servizi di streaming video. Quindi qua proprio è la pagina web che incorporerà tra poco, come vedrete, il player. Aspettiamo la pagina in caricamento, eccolo qua. Io schiaccio su play. Il filmato partirà. Ovviamente, ripeto, la ROM non è definitiva, quindi qualche problema di lentezza può accadere, ma ecco che il video sta partendo e ecco qua, è partito e funziona, direi, perfettamente. Usciamo dal browser per farvi vedere le altre novità. Sempre nel menu è integrato il Microsoft My Phone, che è il software. Ci è arrivato un messaggio, sposto un attimo il telefono per privacy, ok. Microsoft My Phone, che è il servizio di Windows, che in questo momento funziona, è un pochino nascosto nelle pagine web di Microsoft, ma qui ha una icona dedicata in home page. Il media player è in versione 10.0, il telefono si chiamerà non più Windows Mobile ma Windows Phone, e c'è un'altra novità per lo scorrimento dei tab. Per esempio, se noi andiamo nelle impostazioni di sistema, quando entriamo in una funzionalità per scorrere i tab, possiamo anche usare le dita. Come vedete, passiamo da un tab all'altro semplicemente scorrendo a destra e a sinistra. Il sistema diventa più facile nell'utilizzo, più semplice nella navigazione, ma gli scogli di Windows Mobile comunque rimangono, perché utilizzare solo le dita non è semplicissimo. Noi abbiamo delle unghie abbastanza lunghe e riusciamo comunque con l'unghia a selezionare abbastanza bene le icone. Le icone del menu sono comunque grandi, attivabili tranquillamente, ma c'è sempre quella pastosità e non si riesce a, soprattutto nei sottomenu, usare completamente il dito, ma in alcuni sottomenu bisogna usare il pennino. In questo caso, grande HTC, che riesce sempre a fare un ottimo lavoro sui propri terminali, riuscendo a ingentilire Windows Mobile anche la versione 6.5. In attesa che a ottobre Microsoft rilasci gli upgrade ufficiali, gustatevi questa prova in anteprima qui su telefonino.net.